ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Torino. Radio Tedaka è andata alla ricerca di modelli positivi anche tra i libri di storia. Ecco l'unica donna che ha corso il Giro d'Italia con gli uomini. Questo è... Come il vento, la storia di Alfonsina Strada in 5 episodi. Regia di Enrico Calafiore e Valentina Cardi. Quinta puntata. La prova, fornita da Alfonsina Strada, che pur essendo fuori classifica non è sfuggita al controllo degli ufficiali, merita di essere segnalata agli sportivi. Ieri, priva di impermeabile, senza berretto, a gambe nude, questa donna è giunta dopo 4 ore circa di marcia sotto la pioggia al controllo di Bibbiena qualche minuto dopo il gruppo dei primi. Poi, ancora lungo l'erta dei Mandrioli, percossa dalla pioggia e battuta dal vento. Noi abbiamo veduto la strada salire, lentamente, sì, ma in bicicletta. Per tagliare infine il traguardo della nona tappa del Giro d'Italia, dopo 13 ore in sella, a Bologna. La folla coi piedi nella fanghiglia e sotto la pioggia ha atteso per 3 ore buone la Alfonsina. Al suo arrivo, attesissimo e applauditissimo, allo Zoppoli c'era anche la mamma, che se l'è portata a casa per toglierle di dosso i panni gocciolanti. Hai visto com'è dimagrita? Ma hai visto quelle ferite sui gomiti e sulle ginocchia? E gli occhi, tutti così rossi. Fonsina mia, dove ti fa male? Cos'è successo in questa maledetta corsa? Cosa dice la gente per strada? Devo prendere fiato. Come ti trattano gli uomini? Domani la giornata di riposo sarà corta. Hai guadagnato almeno qualche soldo? Sì. Hai fatto fatica? No. Però sei proprio matta davvero a ficcarti in questa avventura. Ma i giornali parlano di te, dei Morini, che hai avuto coraggio, che sei brava. Ormai la gara non la posso più vincere. Ma devo finire il giro. Per me. E per tutti quelli che mi hanno aiutato finora. Mamma, devo chiederti una cosa. Finito il giro vado a Parigi. Mi hanno chiesto di partecipare a delle riunioni e fare qualche gara al Vélodrome d'Hiver. Ci sto più di un mese. Perché non mi vieni a trovare, mamma? Per un mese? Ma se il viaggio più lungo che ha mai fatto è stato Castelfranco Emilia a Castenaso, 42 chilometri su un carro trainato da un cavallo, per il trasloco del 1895. E dopo sono sempre stata impegnata a far figli e allattare anche quelli degli altri. Sei proprio matta. Questi sono i biglietti del treno andata e ritorno Bologna-Parigi. In questi altri biglietti ti ho scritto le istruzioni da seguire. Questo è il nome della stazione in cui devi cambiare treno. Qui c'è l'indirizzo dell'albergo in cui ti aspetto da consegnare al taxi una volta arrivata a Parigi. Beh, io comunque non ti posso accompagnare. Nemmeno in stazione, con questa cancrena alla gamba, poi. Ripeti con me. Je dois aller à l'hôtel Bellevue. Je dois aller à l'hôtel Bellevue. Bellevue. Cara Emma, tua sorella è proprio matta. La Fonsina sta in un grande albergo tutto pagato dagli organizzatori del velodromo. Continua a fare gare e qui ci sono altre donne come lei. Sembra sia nata per vivere in questa città in mezzo a questi francesi. Il viaggio è stato incredibilmente lungo, ma ho incontrato tante persone gentili. Quando sono arrivata in albergo, non sapevo come spiegare alla reception che ero la madre di Alfonsina Strada. Ma devono averlo capito dalla mia valigia di cartone e i miei abiti sporchi. In mezzo a tutto questo sfarzo, io non c'entravo un fico secco. Sono qui già da 3 settimane. La sera Alfonsina corre in pista e di giorno andiamo in giro per la città, insieme. O ci riposiamo in questo albergo. Ma lo sai che qui l'acqua viene da uno scaldabagno a gas ed è pure calda. Non credo di aver mai visto una cosa del genere a Fossa Marcia.
Un giorno sono andata in giro per il parco, qui, sotto l'albergo. Ho raccolto tutti i ramoscelli, ho fatto un fascio e l'ho portato in camera. Volevo capire come funzionava quell'aggeggio che scaldava l'acqua. Sicuramente ha bisogno di legna per tenere vivo il fuoco. Davanti alla porta, con le mani impegnate, mi sono messa a urlare: «Fonsina, apri la porta!» E si sono affacciati tutti gli ospiti dell'albergo. Sai, Emma, si sono tutti messi a ridere. Non serve la legna in casa per alimentare quell'affare. Che figuraccia. Fonsina mi tratta come una regina qui. Mi ha mandato dal parrucchiere un guardaroba nuova e una valigia più grande di fibra. La vedrai a casa. Ovviamente ci hanno messo un po' di quei ramoscelli che ho raccolto nel parco. Non si sa mai che servano a casa nostra. Mi ha comprato persino un cappellino azzurro con la veletta e tutto. Io lo metto per farla contenta, ma proprio non fa per me. Quando andremo in stazione voglio fare anche un po' la matta. Glielo lancio dal finestrino come una diva, in mezzo alla gente che rotola lungo la banchina. Cosa vuoi che me ne faccia di un cappellino a fossa marcia? Però la nostra Alfonsina, anche se continuiamo a chiamarla la matta, ha proprio trovato la sua strada. Quel sogno pazzo di correre in bicicletta, che Dio solo sa da dove l'è uscito, alla fine l'ha realizzato. Come una vera Morini, ha affrontato le sfide con dignità. È diventata famosa, ricca ed è finalmente felice. Questa coraggiosa donna che ha compiuto l'incredibile impresa di terminare un giro d'Italia ha avuto, non so perché, una cattiva stampa fatta di sarcasmo feroce ed incomprensione. Si è diffusa e si è lasciata diffondere la voce che la strada avesse compiuto metà del percorso in automobile. Invece, vi affermo che ciò non è assolutamente vero. Alfonsina si sarà attaccata qualche volta, nelle terribili ascese delle tappe abruzzesi, ma parecchi corridori, qualcuno che ha vinto tappe, sono stati rimorchiati assai più di lei. Questa donna dimagrita, tutta ammaccata, questa donna che è seria e modesta e che riesce subito simpatica, ha tenuto magnificamente il passo a Verona. È giunta col gruppo di testa a Milano e i giornalisti l'hanno vista 100 volte andare su aspre salite come quella del Passo dei Mandrioli. Mi diceva di aver visto molti robusti compagni attaccati a motociclette. Mi diceva, giorni or sono, che parecchi di essi erano pieni di invidia e le facevano delle angherie. Qualcuno, vedendola in difficoltà, ma ancora col gruppo di testa dopo 150 chilometri, passava davanti e conduceva a oltre 30 all'ora per staccarla. Qualche altro non esitava a diffondere bugie sul suo conto. Solo uomini di cuore come Belloni, Gai, Rubotti e qualche altro la aiutarono e la difesero. Mi diceva Gai che la Alfonsina camminava veramente bene. Sì, da dare dei punti a qualche presuntuoso routier. E lei affermava di essere pronta a sostenere qualunque scommessa e compiere sotto controllo qualsiasi tappa fatta nel giro, nello stesso tempo da lei impiegato. Stando così le cose, è stupido voler fare i furbi e strizzare l'occhio, come a dire: a me non me la contano. La signora Alfonsina Strada è una donna che non fa dello sport del circo equestre. È una donna che trova il modo più consono ai suoi mezzi fisici per guadagnarsi onestamente la vita. Perché non ha le mani sottili da ricamatrice, ma le gambe muscolose da corritrice. Provatevi. Provatevi a sfidarla e vedrete che magra figura ci farete. Avete ascoltato
Come il vento, la storia di Alfonsina Strada in 5 episodi, a cura di Radio Tedaca e Formazione Permanente. Regia di Enrico Calafiore e Valentina Cardi. Personaggi ed interpreti: Mauro Biondillo, Francesca Comi, Marco Musarella, Marisa Russo, Alessandra Scatà, Raffaele Tarzia. Un progetto realizzato in collaborazione con il network ANG in radio. Tutte le puntate di Come il Vento si possono ascoltare su www.tedaca.it. ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Torino è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus+.